Finale KF3. Sembra fermo Lorandi. La gara procede con Kodrick sempre in testa, seguito da un pilota CRG. Riprendiamo la cronaca con un leggerissimo fiatone. Prima posizione per Martin Kodrick, seguito da Palou, poi George Russell a seguire. Un Energy che supera Russell, Connor Japp potrebbe essere, e poi Aylott. Chi manca dalle posizioni di stravertice è Alessio Lorandi, che segue più distante, che evidentemente ha avuto qualche problema del quale io non conosco la natura. Prosegue quindi la cavalcata di Martin Kodrick, come preventivato hanno preso il largo Kodrick e Palou. Con Aylott che sembra subire gli attacchi del pilota Energy, adesso è lui però ad attaccare. Cos'è successo a Lorandi? È uscito. Ok. Ma penso da solo, non lo so. Contatti di gara quindi, o forse da solo. Noi eravamo impegnati a grattarci, di conseguenza non abbiamo potuto vedere effettivamente cos'è successo. Proviamo a collegarci col wifi, che magari tra un fiatone e l'altro riusciamo anche a capire
ci sono i piloti nelle zone alte della classifica, sicuramente Martin Kodrich là davanti a tutti, poi Palou, poi Ailot all'interno, si tocca perché la porta gli viene chiusa in faccia, forse un po' troppo brutalmente, non so come abbia fatto a tenere il controllo del proprio kart. Ailot, incredibile, ne guadagna Lorandi, che guadagna due posizioni, tre, forse quattro, perché prende quella del pilota Energy, prende Russell e prende anche la posizione di Ailot, che comunque in una maniera o nell'altra è riuscito a controllare il proprio kart e tenerlo all'interno del nastro d'asfalto. Incredibile, forse un po' brusca la chiusura di porta in faccia da parte del pilota dell'Energy Corse, Santino Ferrucci. Sta di fatto che adesso Ferrucci se la deve vedere con un certo Russell, che non vive sicuramente la sua giornata perfetta e migliore. Là davanti Kodrich se ne sbatte di tutto e di tutti, mantiene la leadership. A distanza di sicurezza troviamo Palou, detto anche Palou o anche Palau, a seconda che si trovi in Sardegna o nel resto dell'Europa. Lorandi appunto in terza posizione, vediamo come girano i piloti. Lorandi miglior giro, 53.944, segno che l'italiano sta rientrando mentre si gira. Chi si è girato? Ailot, mannaggia la miseria, si gira Ailot, quindi gara da buttare, finale da buttare dopo un weekend costruito bene, benino, alla fine va tutto al vento purtroppo per Ailot. I tempi sul traguardo, 54.1, 54.2, 53.9 per Lorandi, che vuole rientrare. Quando siamo a metà gara tutto è possibile ancora. Alessio Lorandi dopo un inizio turbolento passa sotto i nostri Ailot, ormai nelle posizioni di rincalzo. Peccato davvero, noi protagonisti fuori, non se lo meritava. Vediamo la classifica quindi: Kodrich, Palou, Lorandi, Russell, Ferrucci, Tictum, Japp, Van Leeuwen, Corberi, bene, rimonta bene Corberi, poi Okada in decima posizione, a seguire Ingeman, Ivanovic, Sereia, Piccini, 7, Daruvala, Peltola, Ailot, 18esimo, Abri e Travisanuto, 20esimo, questi i primi 20. Vediamo sul traguardo cosa succede. I crono ci dicono 54.2, 54.3, 54.1 per Lorandi, che recupera ancora. Lorandi che recupera ancora un altro decimino. Possiamo aspettarci di tutto da qui alla fine della gara, anche se le distanze non sono poi ridottissime. C'è un secondo tra Kodrich e Palou e un secondo tra Palou e Lorandi, quindi un secondo da recuperare, un decimo al giro mi significano 10 giri, e i 10 giri non ci sono allo stato attuale delle cose a disposizione, ce ne sono a dir tanto 7, 6 e mezzo, quindi se tutto va come sta andando in queste ultime tornate, Kodrich non lo tocca nessuno, mentre Palou, Lorandi è un duello più che mai possibile. Rivediamoli sul traguardo, 52.296 per Kodrich, a seguire gli altri crono nel caso ci arrivino. Ma non ci arrivano, 54.5, 53.9 per Lorandi, che quindi ruba 6 decimi rispettivamente a Palou e 3 decimi a Kodrich. Attenzione a Lorandi, attenzione a quel diavoletto di Lorandi, colui che potrebbe aver vinto la WSK Master Series, il titolo è ancora da definire tra lui e Ailot, Callum Ailot, di cui abbiamo parlato prima, per una questione relativa a una prefinale, però appunto uno dei contendenti al titolo ancora da assegnare della WSK Master Series, ovvero Alessio Lorandi, potrebbe giocarsi anche sicuramente il secondo posto. Vedete che si affianca a Palou, lo svernicia sul rettilineo e va a prendersi il secondo posto Alessio Lorandi. E adesso magari pensa anche alla prima posizione in qualche maniera, magari ce l'ha in mente. Adesso ha un mirino dipinto sulla schiena di Kodrich, Lorandi. Lorandi con i suoi occhietti, secondo me,
sta già assaporando il sorpasso a Kodrich, ma è dura, durissima, se non impossibile. Mancano 5 giri e mezzo alla fine e il distacco è ampio, un secondo e due per la precisione, quindi difficile, difficilissimo da colmare in questi pochi giri che mancano alla fine della gara, appunto. Resto della classifica con Russell, Ferrucci, Tictum, Japp, Van Leeuwen, Corberi e Okada per le prime 10 posizioni. Rivediamo i protagonisti che tornano sul traguardo, 54 e 4 per i primi due, praticamente tempo identico, no, è il giro precedente, quindi non abbiamo l'aggiornamento del monitor, purtroppo dobbiamo affidarci solo allo sguardo. Sicuramente Lorandi ha allungato su Palou e forse Lorandi ha recuperato anche su Kodrich, vediamo se il monitor si aggiorna o meno, ma che non c'è speranza, monitor impastato sulla pagina del giro precedente, quindi è tutto da vedere con lo sguardo, il distacco che va riducendosi, questo è sicuro, tra Kodrich e Lorandi che esce bene anche da quel tornantino lì, ancora forse mezzo bagnato. Si lanciano sul rettilineo di partenza e arrivo, siamo nell'arco della 13ª tornata su 16, Lorandi arriva tutta, il materiale pressoché identico, perché l'FA Carter, ricordiamo, essere un telaio del gruppo OTK, e il Baby Race lì dietro sotto togli gli adesivi bianco-azzurri, in realtà è un Tony Carter fatto e finito. Motori Vortex per entrambi, se non sbaglio, di conseguenza parità tecnica, ma forse non parità a livello di consumo delle gomme, disparità a livello di consumo delle gomme, perché in questa fase di gara veramente Lorandi ha qualcosina in più e secondo me sta assaporando veramente il sorpasso, quando mancano adesso credo 2 giri alla fine, nonostante il nostro monitor dei tempi si abbia abbandonati. Lorandi sempre più vicino e con una facilità spaventosa ricuce completamente il distacco in questo momento nei confronti di Kodrich, che inizia a chiudere tutti gli spiragli, sta stretto anche in questa occasione. Lorandi accompagna più dolcemente la curva, giù gas per entrambi, adesso tornantone a destra con doppia curva a destra e poi giù gas di nuovo. A distanza di sicurezza per il momento Lorandi rispetto a Kodrich che esce un filino più lento da questa curva contro curva. Adesso arriviamo a un tornante molto sfruttato per i sorpassi, quello che poi precede il rettilineo che piega a destra e mette sul dritto. Vediamo, ma se ne ha come ne aveva nei confronti di Palou, Lorandi passa sul dritto bello. Vediamo, giù in carena Lorandi, si avvicina, ultimo giro signori, porta chiusa, neanche tanto, infatti si infila Lorandi e passa all'ultimo giro, ora deve chiudere lui la porta se non vuole farsi passare da Kodrich che sicuramente ci proverà da qui alla fine, ma Lorandi inizia a chiudere come una vecchietta che sente l'uomo cattivo bussare alla porta, infatti inizia a chiudere qualunque spiraglio e non lascia spazio all'avversario, tant'è che prende anche dei metri Lorandi, guarda come allunga e completa un'opera incredibile, un'opera di taglio e cucito che ha ridotto gli stacchi dal vertice della corsa, sta stretto Kodrich, Palou si avvicina, Lorandi esce bene, si aggiusta giusto la tuta forse per fare bene le foto e vincere a braccia alzate davanti a Kodrich e Palou, grande Alessio Lorandi che prende l'applauso di tutti gli spalti. A seguire Ferrucci, Russell, Tictum, Van Leeuwen e lasciami dire chi altri, Connor Japp, Corberi e Okada in decima posizione.